Bentornati al secondo appuntamento di Conto su di te, la nostra trasmissione di informazione economico-finanziaria che gioca un po' anche già nel suo titolo con questa E ovviamente di euro e anche il titolo stesso, insomma, Conto su di te, che richiama appunto al conto corrente bancario, che cerca insomma di portarvi un po' nel mondo appunto dell'economia e della finanza. Lo fa con grande piacere in collaborazione con UbiBank. Allora diamo il benvenuto in questa seconda puntata al direttore territoriale di UbiBank, Luca Scassellati, colui che un po' insomma per noi rappresenta anche la retinità, no? All'interno di questo gruppo che abbiamo visto nella prima puntata, sono ormai 2 anni che è presente nel territorio aretino. Abbiamo un po' ripercorso quella che è stata insomma la storia di questi 2 anni, tante le iniziative. Oggi parliamo, ecco, di un qualcosa che almeno per quello che suona al mio orecchio è davvero di nuovo, direttore. Allora, pochi mesi fa avete lanciato questo Ricariconto, un servizio per andare appunto incontro alle famiglie e ai privati nella gestione delle spese che insomma ogni giorno tutti noi dobbiamo sostenere. E allora, che vicinanza offre UbiBank a questo territorio e soprattutto che cos'è Ricariconto? Allora, innanzitutto, per quanto riguarda la vicinanza, mi fa molto piacere annunciare che nei nostri territori UbiBank ha erogato a sostegno delle imprese e delle famiglie circa 280 milioni di euro. Ed è veramente una bella cifra, perché poi praticamente si inserisce in una fascia di mercato che esclude le aziende che sono superiori a 250 milioni di euro, quindi 250 milioni di euro, sì, appunto. E quindi praticamente andiamo veramente a sostenere l'economia del territorio, lato piccole e medie imprese e lato appunto famiglie. E specificatamente per le famiglie abbiamo creato questo nuovo prodotto veramente innovativo, appunto il Ricariconto, che consente alle famiglie di pianificare al meglio la gestione della propria tesoreria, della propria cassa, concedendo appunto alle famiglie la possibilità di rateizzare le proprie spese, le spese che sono già state addebitate nel conto corrente. Ah, ecco, quindi io posso decidere ovviamente di sostenere una spesa, insomma un impegno finanziario, caricarlo diciamo nel mio conto corrente e poi, come dire, Rateizzarlo e praticamente le spese, ad esempio, per un viaggio, visto che siamo a ridosso del periodo, le spese per le tasse scolastiche, certo, delle spese per l'acquisto di un motorino piuttosto che di una macchina o qualsiasi altra tipologia di costo che viene addebitato nel conto corrente, UbiBank dà la possibilità appunto tramite questo Ricariconto di rateizzare secondo un piano d'ammortamento che risulta estremamente flessibile, perché chi decide autonomamente il nostro correntista. Ah, ecco, quindi anche in base insomma alle proprie disponibilità, magari immagino, non so se mensili o semestrali, cioè ovviamente ognuno saprà quelle che sono, no, le proprie entrate e quindi magari potrà essere modulato in questo senso. Il nostro correntista ha la possibilità di rateizzare costi da 250 fino a 5.000 euro e decide lui per quanto tempo li vuole rateizzare, per 3 mesi, 6 mesi, 4 anni. Chiaramente tutto questo è in relazione a far gestire meglio la tesoreria della famiglia, a far gestire meglio in qualche modo quelli che sono il piano dei costi e di entrate di ogni singola famiglia, che evidentemente soprattutto in un momento particolare come questo è un servizio che può fare veramente molto comodo nella gestione appunto di queste tesorerie. Anche per tenere un po' sotto controllo insomma la spesa corrente, no? di tutte le nostre famiglie. Dunque un servizio sicuramente nuovo e appunto io, almeno a memoria mia personale, che non è mai stato messo nel mercato, proposto nel mercato. Allora è un servizio innovativo, esclusivo, e veramente ha caratteristiche anche che integra, quindi alternativo rispetto ad altri tipi di servizi bancari. Innovativo non ce l'ha nessuno, l'abbiamo creato noi, l'abbiamo anche depositato come marchio e anche come brevetto. Integra appunto le altre forme di finanziamento per la famiglia, che possono essere per situazioni più strutturali, chiaramente i mutui per la casa, certo, oppure per operazioni un po' più di immobilizzo, acquisti un po' più durature che andremo a finanziare sotto forma di prestiti personali o addirittura le carte di credito, va bene? Quindi questa forma di finanziamento integra
queste altre forme che noi tranquillamente continuiamo a distribuire, ma va a intercettare quella piccola parte di costi che la famiglia decide di ridistribuire da un punto di vista appunto della spesa in un arco temporale breve, quindi non in periodi eccessivamente lunghi, ma in periodi estremamente contenuti, possono essere i 3 mesi, i 6 mesi, e quindi il cliente lo fa in piena autonomia, va bene, con grande flessibilità, e questo ne fa un punto di forza chiaramente del rapporto con la banca. Ecco, allora chi eventualmente desidera, insomma, attivare presso, immagino, le vostre filiali, insomma, Ricariconto, come può fare? Beh, innanzitutto chiaramente si deve recare in filiale la prima volta, perché ci vuole chiaramente un conto corrente di appoggio, devono certo essere i nostri correntisti, e c'è dietro una semplice, molto lineare, molto smart pratica di fido che evidentemente supporta tutta l'operatività. Dopodiché, fatto questo primo passaggio, è veramente molto semplice, perché il cliente può utilizzare questo ricariconto o direttamente tramite la nostra app, o direttamente con l'internet banking, oppure con il nostro servizio clienti, o anche recandosi in filiale se vuole in qualche modo il contatto diretto con i nostri consulenti. Però può veramente decidere come utilizzare al meglio questo servizio, non si paga nulla come costo di impianto, come costo di gestione, perché questo è il classico prodotto pay per use, quindi paghi qualcosa soltanto se lo utilizzi, altrimenti sta lì e non crea e non genera nessun costo per quanto riguarda i clienti. Anche questo. E non è banale, anche questo qui è effettivamente un servizio aggiuntivo, e soprattutto, ecco, crea questa grande disponibilità per il cliente H24 7 giorni su 7, perché il cliente con la sua app può decidere se ratizzare i 750 euro del costo, il 1000 euro del costo delle vacanze, e decidere se spalmare su 3, 4, 5 mesi appunto questi costi. È veramente un qualcosa di molto innovativo e, come abbiamo detto prima, veramente di esclusivo. Siamo molto orgogliosi di averlo creato, di aver messo a disposizione questo prodotto appunto per le filiali, sperando che la clientela dia veramente segnali di gradimento, ma i primi segnali che abbiamo avuto in questi primi 2 mesi sono veramente molto 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 incoraggianti. Ecco, lei, dottor Scasellati, appunto ricordavamo la sua carica di direttore territoriale, ma questo è un servizio che, ecco, viene offerto in tutto il gruppo? Viene offerto assolutamente in tutto il gruppo. Ricordiamo, perché magari attraverso il web ci vedono anche in altre città. E viene quindi offerto in tutto il gruppo, viene offerto per tutte le nostre filiali di tutta la nostra rete nazionale, e quindi chiaramente, come dicevo prima, ha avuto una diffusione molto molto importante in questo primo periodo, in questo primo lancio, in questa fase di startup del prodotto, e viene distribuito dalla Calabria fino al Piemonte, insomma. Noi andiamo a visitare invece una filiale ovviamente aretina, e al direttore di questa filiale chiederemo appunto le persone che desiderano, insomma, attivare questo ricariconto concretamente come possono fare. Allora, vediamo. Nella filiale di via Trento Trieste di UbiBanca conosciamo il direttore Irene Capanni, con la quale cerchiamo di capire come funziona la rateizzazione delle spese per chi sceglie Ricariconto. E inoltre, quanti sono i clienti che lo hanno già attivato e per quale ragione? Il cliente di UbiBanca sceglie la durata del piano del finanziamento e, a fronte di una commissione fissa mensile che varia in base all'importo rateizzato, il saldo del conto corrente viene ricaricato istantaneamente. Le rate e le relative commissioni verranno quindi addebitate dal secondo mese successivo. L'importo finanziabile va da un minimo di 250 euro, con la possibilità di aggregare anche più spese di importo inferiore fino alla soglia minima, ad un massimo di 5.000 euro. Il Ricariconto è un prodotto che incuriosisce molto per la sua novità e perché rappresenta un valore aggiunto al proprio conto corrente. Ad oggi abbiamo attivato oltre un centinaio di contratti ed è un numero che è destinato ad aumentare, perché molti clienti desiderano poter gestire in completa autonomia e in modo diretto e semplice un piccolo imprevisto. Può essere utilizzato per qualunque tipo di spesa. Essendo nel periodo estivo, può essere utilizzato per rateizzare le spese per un bel viaggio e quindi potersi togliere qualche sfizio in più. Allora, abbiamo intanto conosciuto uno dei tanti, insomma, direttori di filiale, poi ne conosceremo altri anche nel corso delle nostre puntate. Direttore Scasellati, dicevamo che appunto Ricariconto è indubbiamente un qualcosa di nuovo ed esclusivo che UbiBanca ha proposto da
qualche mese nel mercato. Lei ricordava anche l'utilizzo dell'app e dell'home banking, sì. Quindi anche dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, insomma, voi siete già, insomma, un bel passo in avanti. La banca investe veramente tantissimo in innovazione tecnologica e va ad esplorare anche veramente contesti completamente nuovi come quello delle fintech, che possono sembrare sì un concorrente per i canali tradizionali, ma di fatto, se utilizzati in qualche modo ed integrati all'interno di una banca tradizionale, possono offrire un valido contributo a supportare quelli che sono i nostri business. Un prodotto talmente innovativo che ha, diciamo, ricevuto anche un premio. Sì, siamo stati premiati nel forum ABI Lab, appunto questo laboratorio di ABI, dell'Associazione Bancaria Italiana, che va a premiare i progetti che hanno maggiore validità. Hanno partecipato 22 banche con 64 progetti, vengono premiati chiaramente quei progetti che si contraddistinguono per la sostenibilità, per la comunicazione, per l'innovazione tecnologica. E ecco, dal punto di vista dell'innovazione tecnologica lato retail, appunto Ricariconto ha trovato questo riconoscimento anche in ambito Associazione Bancaria Italiana. Credo che veramente rappresenti una formula di vicinanza alle famiglie unito con contenuti tecnologici, perché dietro chiaramente c'è veramente uno studio molto importante, quindi un contenuto tecnologico sicuramente all'avanguardia, e tutto questo si inserisce al meglio in quella declinazione, in quel claim che a noi ci piace tanto, che è il claim da sempre di UBI, che dice che UBI fa banca per bene. Allora, ringraziamo il direttore territoriale Luca Scassellati, ma visto che abbiamo detto che Ricariconto potrebbe essere utilizzato anche, perché no, per sostenere, insomma, le spese delle prossime vacanze e poi pagarsele piano piano, non vogliamo sapere dove va, ma che cosa preferisce, se il mare o la montagna? Perché... Tutte e due. Ah, ecco, non si fa mancare nulla, giustamente. Anche se ci sarà poco tempo, visto e considerato il lavoro e gli impegni professionali, però insomma... Non ci facciamo mancare né l'uno né l'altro, speriamo. Sono assolutamente d'accordo con lei. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi anche in questa puntata di Conto su di te, e l'appuntamento come sempre alla prossima settimana. Arrivederci. Grazie.